Salve a tutti ragazzi, mi chiamo Maurizio e siete su Merlino Merlino, il mio canale che tratta il fai da te. Un benvenuto come al solito a tutti coloro che già mi seguono da tempo, un benvenuto a coloro che mi guardano per la prima volta, li invito a guardare gli altri miei video e farmi sapere se sono di loro gradimento. E andiamo avanti, come avete visto già dal titolo, mi sono fatto un regalo, mi sono comprato una saldatrice a filo. Quella che avevo prima non ne può più, allora ho tanti progetti da fare con il ferro, però sono un po' bloccato, adesso potrò portarli a termine. Comunque andiamo a vederlo. Buona visione! Eccoci qua ragazzi, questa è la mia macchina. Allora, piccolissima parentesi. Allora, ho comprato queste due cose. Comprate su Amazon, vuol dire, non voglio fare pubblicità, ma boh, vi do un'indicazione dove l'ho presa. Allora, ho comprato un casco semplice come tutti quanti, alle solite regolazioni dello schermo, via dicendo, le sue batterie, si carica anche, dovrebbe ricaricarsi anche energia solare, quindi ricaricarsi, funzionare ad energia solare in mancanza della batteria. Comunque il casco è semplice come molti altri. Il casco l'ho pagato 35 euro, la macchina l'ho pagata 94 euro, era in sconto e sono riuscito a prenderla. Allora, piccola parentesi, molti mi diranno sui commenti sei andato a prendere una cosa che costa poco e via dicendo. Allora, ognuno guarda le sue tasche. Bisogna, prima di fare un acquisto, bisogna vedere l'importanza che ha questo acquisto. Allora, siccome il mio è un semplice hobby, anche se lo condivido su YouTube, è un semplice hobby oppure per costruirmi qualcosa da solo, per la casa, per il mio gusto personale, via dicendo. Quindi non mi entra nessun profitto oltre a quello che guadagno normalmente lavorando. Quindi bisogna dare precedenza ovviamente a mutui, bollette, gas, luce, casa, spese impreviste e via dicendo. Quella è la priorità. Questa qui l'ho pagata, come dicevo, 94 euro e avevo questo budget sui 150 euro che mi sono messo da parte piano piano. Direte voi, come hai fatto? Se siete abituati a prendere il caffè a bar la mattina quando andate a lavorare, per un mesetto e qualcosa, il caffè fatevelo a casa con la moka, vedrete che riuscite a comprarvi la saldatrice. Piccolo suggerimento. E se avrei un budget di, per dire, 300 euro, 350 euro, se me lo potrei permettere, logicamente avreste potuto dire, aspettavi un altro po', ci mettevi un altro 100 euro, ti potevi comprare una macchina professionale. Allora lì ci sta. Ma avendo in budget quei 100-150 euro di macchina e maschera, arrivare a 500-400 euro è un bel salto. Quindi a priori già sapevo che non arriverò mai a quel budget per comprarmi una cosa che mi serve ogni tanto qui nel laboratorio. Quindi, detto questo, poi ognuno si fa i conti a modo suo. Detto questo, adesso andiamo a vedere la macchina. Adesso sposto un po' l'inquadratura e vediamo più o meno com'è fatta e cosa può fare. Eccoci qua. Adesso la vediamo di fronte. Allora, un MV Power 130 A. Allora, come vedete, il quadro è semplicissimo. Qui abbiamo la torcia, il cavo che tiene la torcia, cavo di massa e alimentazione. Le regolazioni sono semplicissime. Acceso, spento. Poi abbiamo quattro regolazioni, impostazioni che possiamo fare. Ci abbiamo un minimo con 1 e 2 e un massimo con 1 e 2, quindi 4 potenze. Qui abbiamo un pomellino che serve a regolare la velocità di fuoriuscita del filo, quindi a seconda della lavorazione che dobbiamo fare o l'intensità
che gli diamo dobbiamo darglielo. Scritto non c'è una vera e propria tabella, quindi dobbiamo, diciamo, adeguarci a quello che ci dà la macchina, anche al nostro modo di saldare, via dicendo, se dobbiamo mettere tanto materiale oppure giusto un punto di saldatura e via dicendo. Questo poi sta a noi, nel nostro modo di saldare, regolarci in la macchina. Una volta imparato, sì, sono semplici, sono quattro impostazioni, quindi per ogni lavorazione che andremo a fare noi avremo già imparato come tarare la macchina nel corso del tempo, saldando e via dicendo. Logicamente, allora, non posso fare nessuna comparazione con un'altra macchina, direte voi, perché? Non posso dire che questa è meglio di un'altra o peggio di un'altra, perché non ho un'altra macchina. Quindi io vi dirò solo quello che vedo in questa macchina e quello che per me può fare, diciamo, da non esperto saldatore, ecco, diciamo. Quindi se riuscirò a fare qualcosa io, che non ho un'esperienza enorme, potranno farla tutti, ovviamente. Adesso andiamo a girarla e la apriamo. Eccoci qua, questo è l'interno della macchina, si apre come tutte, cioè, i gancetti, la apriamo, ha lo stesso sistema di apertura di tutte le macchine a filo di questa portata. Qui, come vediamo, abbiamo il rocchetto del filo, si svita qui sopra, si mette la sua bobina e via, si infiliamo il filo. Ci sono tanti video che fanno vedere come innestare il filo e via dicendo, è inutile che lo faccio vedere io. Allora, vi dico subito, a proposito di un altro acquisto che ho fatto, rimanendo sempre quasi nei 150 euro, è questa bobina di filo, è un filo da 8 della Telvin, sono circa 800 grammi di filo e li ho pagati 18 euro. Perché ho fatto una prova con la bobina che aveva all'interno in dotazione della macchina, si saldava, però già cambiando bobina ho visto una differenza. Quindi, come dicevo prima, bisogna fare varie prove per vedere veramente la macchina, quello che può fare. Per esempio, con un trapano a colonna, viene un buco fatto male, un foro fatto male, diamo la colpa al trapano, magari è una punta da 4 soldi che taglia male. Quindi il discorso più o meno è questo. Comunque, ho cambiato la bobina, l'ho presa sempre su Amazon, e una via di mezzo. Poi, adesso vediamo, qui abbiamo il suo sistema di aggancio. Allora, questa porta fili del 6 e dell'8. Però c'era scritto che può portare, grazie al sistema di puleggio, può portare anche un filo un pelino più grande. Io non ho provato, anche perché più grande di 8 non penso che mi possa servire, anche perché se mi servirebbe a portare tanto materiale uso la saldatrice vecchia a elettrodo, e anche sì, se non è quello che è, però per riempire spazi grossolani, diciamo, mi va bene. Questa mi va bene per fare cose un pochino più precise, più di fino, magari saldare un dado su un supporto, darci qualche punto, con quell'altra era un po'... riuscivo, ma era orrenda a vedere. Anche l'occhio vuole la sua parte. Come vediamo qui al suo aggancio, si apre e si infila dentro il filo, poi gli si dà la giusta tensione e via dicendo. Per cambiare il filo, io ho visto in altri saldatrici, hanno varie pulegge che si cambiano a seconda dello spessore del filo. Questa qua che spinge è un semplice cuscinetto che tiene spinto il filo sulla puleggia primaria. Questa puleggia, rispetto delle altre, è sfalsata, cioè il filo va sempre sul bordo alto della puleggia, non va al centro, che bisogna poi cambiare la puleggia e mettere un'altra puleggia con l'incavo giusto dello spessore del filo. Questa ha due incavi, uno sotto e uno sopra. A seconda di come giriamo la puleggia, sotto da un lato o dall'altro, ha l'incavo per lo spessore del filo.
Qui c'è l'incavo da 8 che potrebbe andare anche un filo un pochino più grande, e sotto, se la giriamo, c'è l'incavo per il 6. Tutte e due le scanalature sono zigrinate, cioè hanno un grip che permette una presa solida sul filo e non ci dà quei problemi come danno altre macchine, per dire, che sono tutte e due lisci, sia questo che questo. Magari non ce la fa a portarla avanti e il filo esce a scatti, o non esce per niente, o esce troppo veloce, o si accumula davanti e via dicendo. È una cosa molto fluida. Quindi basta inserire il filo, mettere la puleggia dal verso giusto e richiudere. Gli si dà la giusta tensione. Io non ho stretto tantissimo, infatti mi fa preciso, anche per non sforzare il motorino. E qui ci ho messo un assorbi umidità che non dà fastidio, visto che c'è tanto spazio qui. Ho preso una scatolina, una semplice scatolina, come vedete, che si apre e si chiude, per non tenere in giro i suoi ugelli di ricambio e i suoi fusibili. Li chiudo nella scatolina, è bassa, e anche se mi va in giro trasportandola, non mi tocca da nessuna parte in movimento, quindi a meno che non la capovolga sotto sopra, questa non mi dà fastidio da nessuna parte, quindi ho sempre le cose a portata di mano. C'ha una protezione per il surriscaldamento, quindi se si riscalda troppo si dovrebbe andare in termica, quindi si spegne momentaneamente, si raffredda e poi riparte. Adesso andiamo a fare una prova di saldature senza allungare troppo il video inutilmente. Eccoci qua, abbiamo impostato la macchina al minimo che può andare, quindi faremo una prova di saldatura. Adesso metterò il casco e la mia voce si sentirà un po' offuscata. Proviamo a saldare. Fatto un piccolo cordone velocissimo, proviamo a portare più materiale. Come possiamo vedere, non è male. Stando anche alla mia scarsa praticità della saldatura, comunque vi dico subito che questa è solo la seconda volta che uso questa macchina, quindi devo ancora capire bene le impostazioni per saldare al meglio. Adesso proviamo a unire due pezzi. Ho dato tre semplici punti
e il pezzo è bello che è fissato, quindi potrò procedere alla saldatura finale. Come vedete, non ho neanche levigato come si deve. Questa a me era la cosa principale che mi interessava, cioè riuscire a puntare il pezzo. Con l'altra saldatrice magari c'era un mare di materiale apportato, poi quando andavo a scalpellare non rimaneva niente e non rimaneva attaccato. Ripeto, un po' per la mia scarsa praticità, un po' perché la saldatrice purtroppo ormai agli anni che avrà una trentina d'anni quella saldatrice, quindi... Sembra che il test sia riuscito. Bene ragazzi, spero che la cosa vi abbia interessato. Vi ho presentato una mia macchina, logicamente questo video non è un invito a comprare quella macchina, assolutamente. Io condivido con voi tutti i miei acquisti, la mia strumentazione, per modesta che sia, per potervi dare un'idea in futuro, magari se è una cosa che fa per voi, non fa per voi e via dicendo. Se il video vi piace, se queste cose vi interessano, mettete un mi piace, iscrivetevi, spuntate la campanellina per rimanere informati sui prossimi video, sull'uscita dei prossimi video. Ho in progetto tante cose, sto andando un po' a rilento, lo so, ma mi sto organizzando un pochino. Prometto che saranno cose abbastanza interessanti. Cosa dire? Ingegnarsi, adeguarsi e raggiungere lo scopo. Questo è il mio motto, lo condivido con voi. Commentate, scusate se non rispondo sempre subito a tutti ai commenti, provvederò. Cosa dire? Vi rimando al prossimo video, buona visione e saluti da Maurizio. Ciao ciao!